Sia sto! Emma, sia sto! Non devi parlare portoghese, basta! Mamma, no, ti prego, non è portoghese, raga. È ungherese. Ho detto così perché dobbiamo inaugurare la nostra ultima tappa interculturale in Ungheria. Ah! Infatti, andremo a conoscere Noè, non quello dell'arca! No, aspetta, non andremo. Purtroppo andranno, perché io sarò a gasare i prossimi partiti di intercultura. Ah, wow! E allora noi, io e Platò, andremo a conoscere Noè e la sua famiglia super pro! Quattro figli, tutti via con intercultura, devo dire. Cioè, non contemporaneamente, eh! Bando alle ciance, cuciniamo l'alma spina. Alla fine è una torta di mele. Con la panna acida. È vero. Abbiamo steso la frolla, marmellata di miele, noci e un po' di zucchero. Chiudiamo. Dedicata a Noè. Eccoci. Ciao, ciao, arrivati. Cinzia, posto paradisiaco, quattro figli, hai accolto anche Noè, ma perché? Che cos'è la famiglia? Pezzi diversi di un unico cuore. Un altro figlio, un altro pezzo di famiglia. Pezzi diversi, ma un cuore unico. Piango. Io piango, facile, Cinzia. E te, Fra? Ho fatto l'anno all'estero in Svezia. E avere Noè? Cos'è? È avere un fratello in più alla fine. Eravamo pochi, almeno adesso la famiglia è più larga. Fantastico. Marco, ti bastavano i fratelli che hai e te ne è arrivato un altro. Com'è? Non bastano mai, adesso... Però dobbiamo incastrare gli orari per il bagno, questa è l'unica difficoltà. Timer. È arrivato Massimo, raga. Come andate in giro con i cavalli? Ah, molto bene. Cavalli, Noè, quattro figli. Come fai? Se c'è la passione si fa tutto. E Noè ti aiuta? Non tantissimo. Potrebbe fare un po' di più. Vabbè, sono giovani. Sono giovani. Noè, che cosa ti ha cucinato la mamma Cinzia di buono da quando sei qua? Tutti i cibi che cucina sono buoni, ma mi piace più la carbonara. E tu hai cucinato per loro? Sì, ho fatto la crepe ungherese. Wow, quella sì. Ricetta. E questo dolce qui l'hai riconosciuto? Sì. Come si chiama? Olmaspiter. Eh? Olmaspiter. No. Ma ti piace questo dolce? Lo conosci? Sì, sì, il mio dolce preferito. Spacca la faccia! E come sempre, prima di salutarci, una parola per descrivere l'esperienza con Noè. Coinvolgente. Genuino. Riempiente. Un sostantivo calore. Vedete, le mamme non riesco a dire una parola sola. Non ce la facciamo. Ciodalatos. È meravigliosa. Fino.